Buon pomeriggio amici, Bocciarelli Home Theater on the road quest'oggi, immerso nuovamente nell'arte. Guardate che spettacolo, quante linee, quanti colori, arte moderna. La scorsa settimana vi ho condotto nel mondo dell'antichità, nel mondo dell'arte antica. Oggi ci troviamo nel mondo dell'arte moderna, ma soprattutto nel mondo del benessere, dell'acqua, della purificazione, della pace. Buon pomeriggio a tutti, ciao Piera, ciao Gigliola, prendete posto nel Home Theater. Sono felicissimo quest'oggi, mi sento una forza, un'energia incredibile, anche perché sono in un luogo che poi vi racconterò, vi spiegherò, che si trova in un punto, una congiunzione felice di bellezza, il senso dell'ospitalità. Mi trovo a non molto lontano dal confine che separa la Campania dalla Basilicata e con grande piacere vi do il benvenuto e sono felice quest'oggi di portarvi, condurvi nelle meravigliose terme del Tufaro, qui a Contursi Terme. E poi vi darò, vi suggerirò, vi darò un po' di indicazioni su come venire, anche perché domani si apre ufficialmente questa meravigliosa struttura creata da persone che amano l'arte, da persone che amano la bellezza, soprattutto persone generose e che oggi mi hanno voluto, hanno aperto il Bocciarelli, le porte del Bocciarelli Home Theater on the road, hanno aperto le loro meravigliose porte di un luogo che accoglie il turista, ma non solo, accoglie tutti coloro che vogliono ritrovare un po' di pace, un po' di benessere. Ciao Luca, ciao Angela. Allora amici, intanto posizioniamoci su questa splendida opera d'arte, piano piano, delicatamente, eccoci. Ciao Bruno Visentin, ciao Teresa. Allora, siete pronti per lasciarvi condurre nella freschezza delle acque? Allora, Contursi Terme, Terme del Tufaro. Terme del Tufaro, qui ci sono delle piscine termali fantastiche che poi dopo vi andrò a far vedere. Ciao Anna Kanakis, mi scrive ciao Folletto. Il vostro Folletto quest'oggi è balzato con un guizzo proprio qua nella Valle del Sele. Il Sele è un fiume che ha radici antichissime, già in antichità era conosciuta la proprietà benefica dell'acqua del Sele. Ciao Flavia Farcomeni, benvenuta. Oggi vi vedo, vi sento, vi percepisco molto presenti e questo mi riempie di gioia. Lasciatemi ringraziare tutti voi che siete sempre più presenti e tutti coloro che hanno come dire, contribuito al successo del mio appuntamento settimanale, il Bocciarelli Home Theater che va in onda il mercoledì alle 16 e il Bocciarelli Home Theater on the road che vi conduce in luoghi splendidi della nostra amata Italia, perché soprattutto in questo momento veniamo da
un periodo dove siamo stati tutti messi a dura prova. E allora lentamente concediamoci finalmente il lusso di poter godere della nostra Italia. Passo dopo passo, non cerchiamo di vincere la sindrome della capanna, sapete che viene a tutti prima o poi. Anch'io ieri prima di partire ho fatto un po' fatica, perché c'è come una forza di gravità che ci vuole schiacciare, ci vuole tenere ancora imbrigliati nella paura, nella diffidenza verso il mondo esterno, giustamente, dopo quello che abbiamo vissuto i mesi scorsi. Però adesso, ecco, iniziamo a vincere questa paura, e allora vi invito tutti qui alle Terme del Tufaro. Codice sconto Bocciarelli Home Theater. Prendete, salite in macchina e magari mi trovate ancora e festeggiamo il successo dei 4 mesi del nostro appuntamento interattivo con la poesia, il teatro, l'arte e la bellezza. Allora, vi do qualche informazione storica su questo luogo. Pensate, i fondatori, che sono due architetti molto importanti, perché l'architettura di questo luogo è molto originale, un'architettura avanguardistica, e nasce, diciamo, la struttura fu ultimata nel 2005 e fu creato appunto dalla creatività di due grandi architetti che erano Fortunata Raia e Alfonso Di Masi. Fortunata Raia, una donna illuminata, veramente un grande cuore, una grande mente, purtroppo non c'è più, è rimasto il marito, Peppe D'Angelo, vi dico un cognome che ci riporta ai nostri amati angeli, che con passione, generosità e amore per l'arte sta continuando a portare avanti questo luogo davvero incredibile. L'Italia è uno scrigno prezioso sempre più da scoprire. Non fermiamoci ai luoghi comuni, dei soliti posti più, diciamo, conosciuti, ma ce ne sono tanti altri da conoscere. Linda, voglio venirci anch'io lì, mi servirebbe. Salite in macchina e con qualche ora, ovunque voi siate, l'Italia è grande ma anche abbastanza comode da girare, quindi vi aspetto, io sono qua e intanto oggi vi andrò a leggere alcuni passi dedicati all'acqua. Intanto cambiamo position, ci spostiamo, poi dopo finirò la puntata portandovi a tuffarci. Che è successo? Ai, ho schiacciato qualcosa? Ho schiacciato qualcosina, tutto a posto. Allora, mettiamoci qua. Qui adesso ci sistemiamo un po', qua, ecco. Con queste opere d'arte qui in sottofondo. Allora, innanzitutto ho un po' di... Ecco, aspetta lì che arrivo subito, scrive la nostra Linda. Allora, ho ricevuto tantissime vostre lettere anche questa settimana, tante, bellissime. Io, non è piaggeria, non è così melenseria, ma voglio farvi una grande dichiarazione d'amore a tutti voi, a tutte voi. E sono davvero fortunato, siete... A parte bellissime, vi immagino un po' come delle vestali greche, e la nostra Anna Kanakis, la sacerdotessa dei riti eleusini, perché soffermandomi ogni tanto anche sui vostri profili, vi vengo un po' a sbirciare, a vedere. Siete, a parte bellissime, ognuna con le vostre peculiarità, con le vostre caratteristiche. Insomma, ecco, vi volevo dire questa cosa, detta proprio di cuore. La dolcezza, l'eleganza, la raffinatezza di Virginia Consoli, il fascino misterioso della nostra Linda Marabelli, il profilo da antica poetessa della nostra Umbertina Di Stefano, gli occhi celesti, cangianti della nostra Teresa Fabiola da Palermo, e non vorrei dimenticare altre, la simpatia di Fabio Tempesta, Anita Masetti. Guarda, a mano ho imparato a conoscere tutti i vostri nomi, insomma la memoria a qualche cosa serve.
Angela Mendola, il talento di scrittrice, di giornalista, e poi tante, tantissime di voi, le sorelle Garzia, Elvira, insomma, io adesso mi ricordo quelle che sono sempre le storiche seguaci, followers del Bocciarelli Home Theater, però ovviamente siete tantissimi, centinaia, state aumentando sempre di più, e questo mi riempie infinitamente di gioia e di gratitudine profonda. Vediamo che cosa succede, perché stanno arrivando tante richieste anche di ospitare il Bocciarelli Home Theater on the road nelle varie città d'Italia. E stiamo lavorando per voi, come è sempre in work in progress il nostro Vincent Setcom Home, la sitcom. I ragazzi sono talmente perfezionisti, Antonio Raffanelli, Laura Grossi e il mitico Pierpaolo Poggi, produttore della sitcom, che vogliono davvero restituirvi un prodotto col bacio, un prodotto col bacio. Allora, bocciarelliane e bocciarelliani, iniziamo con, a proposito di fiumi, a proposito di acqua, sapete che c'è la musica in filo di fusione in tutto l'hotel. Domani, vi ricordo, ci sarà l'apertura ufficiale di questa struttura. Ci sono pochi in questo momento guest, ci sono poche persone, per poi è talmente ampio, talmente grande, però la musica del Bocciarelli Home Theater è in filo di fusione in tutta la struttura. Poi dopo vi porterò in queste piscine meravigliose, ci facciamo un tuffo insieme. Ciao Mary, vi vedo, ecco, anche Katiuscia, cioè, non voglio dimenticare nessuna di voi e nessuno di voi, e un grazie speciale al mio preziosissimo supporter Pietro, Hermes, Bernardi, Hermes, il dio la divinità del viaggio per eccellenza, ti porterà fortuna Pietro, e poi insomma tutti voi, sempre uno ad uno, a mano avrò modo di ricordarvi e salutarvi. Allora, iniziamo con I fiumi, una celebre poesia che appunto compare nel 1931 nella raccolta dell'Allegria, in cui Giuseppe Ungaretti rievoca con i propri ricordi personali i fiumi che li hanno attraversati. I fiumi, Cotici, il 16 agosto 1916. Sara in corvaia, una rosa rossa speciale a te. A te una dedica ancora più speciale, perché sei anche tu portatrice di arte e poesia con il tuo programma, sei fantastica, bravissima, vi suggerisco di seguirla, chissà, magari un giorno ci uniremo in qualche performance. Ciao Daniele Vicari, grande regista. Allora, ritorniamo ai nostri fiumi di Ungaretti. Intanto mi sono scelto proprio una posizione, no, giusto per non farsi mancare nulla, una bella posizione un po' particolare. Sono su un fiume, il fiume. Mi tengo a quest'albero mutilato, abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo. Prima o dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. Stamani mi sono disteso in un'urna d'acqua, e come una reliquia ho riposato, l'isonzo scorrendo mi levigava come un suo sasso. Ho tirato su le mie quattro ossa, me ne sono andato come un acrobata sull'acqua. Mi sono accoccolato vicino ai miei panni, sudici di guerra, e come un beduino mi sono chinato a ricevere il sole. Questo è l'isonzo, e qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra dell'universo. Il mio supplizio è quando non mi credo in armonia, ma quelle occulte mani che mi intridono mi regalano la rara felicità
ho ripassato le epoche della mia vita. Questi sono i miei fiumi. Questo è il cerchio al quale hanno attinto 2000 anni forse di gente mia campagnola. E mio padre e mia madre. Questo è il Nilo che mi ha visto nascere, crescere, ardere di inconsapevolezza nelle distese pianure. Questa è la Senna e in quel suo torbido mi sono rimescolato, mi sono conosciuto. Questi sono i miei fiumi cantati nell'Isonzo. Questa è la mia nostalgia che in ognuno mi traspare ora che è notte, che la mia vita mi pare una corolla di tenebre. I fiumi, Ungaretti, la straordinaria capacità di Ungaretti di farci scivolare, ondeggiare nel gioco metrico delle parole. Che meraviglia. Quando si affronta un grande poeta, un grande drammaturgo, ci si sente proprio trasportati, avvolti dall'impeto, l'intensità, la capacità espressiva di rendere solida, concreta la parola astratta. Virginia Consoli, che bel viaggio in mezzo ai fiumi. Eh sì, perché qui siamo in mezzo alle acque, alla sorgente, l'acqua anche oggi, ecco questo colore che va a ricordare la profondità, i giochi cromatici dell'acqua. Allora ci spostiamo, perché oggi è un po' itinerante, perché c'è talmente tanto qui da vedere. Per esempio, dovete sapere che Peppe D'Angelo, che è appunto il proprietario di questa struttura magnifica, intanto qui ci abbiamo, è l'autore di molti di questi quadri, ma ci sono tantissime opere di straordinari pittori d'arte contemporanea. Qui intanto abbiamo uno spettatore, anzi due spettatori. Qui alle pareti non manca la poesia. Uomo, uomo, uomo. Felice l'uomo che va tra le lande, vagabondo felice è l'uomo che trova compagni tra spazi verdi. Asciutti o nei deserti, arrossati di fuoco, un atomo di polvere che chiama altri atomi. Il più piccolo deserto del mondo è l'uomo che parte e depone la sua lacrima alla madre terra. Questa terra che ha partorito il morso della vipera, queste bocche che hanno bevuto il sangue del compagno, queste labbra che hanno baciato il morso dell'insetto, questa pelle che ha provato il muggito delle pietre, queste mani che hanno racchiuso sembianze di tutto. Oh uomo, la montagna è tua madre e prega per te. Oh uomo, il grande oceano è tuo padre e prega per te. Uomo, il grande rio è nelle tue vene e prega per te. Questa terra che ha partorito la carezza del pane, queste bocche che hanno bevuto il calice del vino, queste labbra che hanno baciato i petali di rosa, questa pelle che ha provato il piacere del vento di agosto, queste mani che hanno racchiuso altre mani ed altre ancora, felice è l'uomo che è un atomo di polvere e che nulla chiede e che nulla per sé spera, che vaga tra i suoi simili come un serpe
d'argento. Antonio Bova. Poesie scritte, vedete, tele, superfici di legno, dipinte. Questo è il mondo delle terme del Tufaro. E guardate che belle queste tracce qui. Guardate che meraviglia questi, questi disegni. E allora, dopo Ungaretti, i fiumi, vi ricordo, era raccolta, nella raccolta L'Allegria del 1931, adesso ci spostiamo, ecco, andiamo in un'altra zona. È on the road, d'altronde, un tuffo all'esterno per prendere una boccata d'aria. Ecco, un po' di verde. Intanto lasciamo alle spalle la dolce musica meravigliosa. Ecco, una bella panoramica del verde che circonda le terme del Tufaro. Guardate tutti i colori alla Magritte, tutti i colori sono spalmati in dinamiche geometriche in ogni angolo, in ogni parte della struttura. Molto molto originale, persino i tavolini, uno diverso dall'altro, guardate, c'è questo blu oceano, poi ci sono questi tutti colorati, il colore fa parte, no, molto della cromoterapia. Che splendore, c'è tutto un universo di bellezza lì, arte, poesia e natura, scrive la nostra Linda. Allora, devo rientrare dentro, rientro, sono rimasto chiuso fuori. Ecco qua, è la musica che ci culla. Adesso, quando si parla di acqua, non poteva mancare che il grande Gabriele D'Annunzio, eccoci qua, mettiamoci qua, vediamo la luce com'è. Allora, Gabriele D'Annunzio, gli occhi che diventano punto di accesso, lo sguardo. Teresa scrive cromoterapia anche sui quadri. Allora, acqua. Gabriele D'Annunzio, acqua di monte, acqua di fonte, acqua piovana, acqua sovrana, acqua che odo, acqua che lodo, acqua che squilli, acqua che brilli, acqua che canti e piangi, acqua che ridi e muggi. Tu sei la vita e sempre, sempre fuggi. Acqua che canti, acqua che balli, acqua che fuggi, acqua che muggi, acqua, acqua, acqua. Gabriele D'Annunzio. Allora, adesso è arrivato un momento anche dedicato a voi. Vi dicevo prima che sono arrivate tantissime lettere, tante email, appunto molte di voi siete ormai protagoniste storiche del Boccarelli Home Theater, vi ricordo che verranno selezionati per essere inseriti nel book, nel libro che è in preparazione. Ciao Fabio, ciao Simona, Riccardi,
Antonio De Robertis, Vincenzo si merita il meglio. Grazie Antonio, seguite anche Antonio De Robertis, il suo canale YouTube. Anzi, a proposito, condividete, mettete like, scrivete, contribuite anche voi a far conoscere il nostro impegno, l'amore, la passione per il teatro e la poesia. Allora, adesso ho qui una lettera speciale, molto speciale. Buonasera Vincenzo, come stai? Grazie ancora di cuore per tutti gli indimenticabili momenti che ci regali, e portandoci il teatro a casa ed emozionandoci sempre. Riesci ad emozionare sempre tutti, intenditori e non. Sono sicurissima che chi ha il piacere di ascoltarti ti seguirà sempre e sarà in futuro un assiduo spettatore a teatro. Grazie al tuo talento, alla tua comunicativa, unite ad una grande umanità, professionismo ed umiltà, e oltretutto sei anche un folletto portafortuna, perché pochi giorni fa, proprio poco dopo una puntata del Boccerelli Home Theater, ho ricevuto una bella sorpresa che ci voleva dopo questo anno surreale. Virginia, che cosa hai scritto qua? Anche tu poi dopo mi fate commuovere, che non voglio commuovermi, non voglio mostrare le lacrimucce, però qui mi è arrivata questa lettera da Virginia, bellissima, ci tenevo come al solito a condividerla con voi. Nell'attesa della pubblicazione della tua antologia del Home Theater, sono stata contattata da un'importante casa editrice di Genova che sta preparando una sorta di antologia delle compagnie liguri e di tutti coloro che con me hanno lavorato e continuo a lavorare, impegni permettendo, nel settore dello spettacolo, organizzando eventi e spettacoli in Liguria e fuori regione, e hanno deciso bontà loro di annoverare anche me. Brava Virginia! Allora oggi champagne, festeggiamo questa bella notizia della nostra Virginia, che è protagonista indiscussa del Boccerelli Home Theater. Naturalmente la prima copia sarà dedicata a te e a tutti i boccerelliani. Allego anche una poesia che parla delle emozioni provate da me fin da quando da bambino ho cominciato ad essere spettatrice. Spero che avrai tempo e voglia di leggerla. Un saluto affettuoso e un abbraccio gigantesco. A sabato, Virginia Consoli. Un bacio grandissimo. Allora, dedicato a tutte le bocciarelliane, a tutti i bocciarelliani, Virginia Consoli scrive il 18 giugno del 2020 Gli occhi del teatro. Gli occhi del teatro. Come saranno questi occhi del teatro? Come saranno questi occhi del teatro? Gli occhi del teatro. Gli occhi del teatro, gli occhi del teatro. Il teatro a mille occhi, sguardi intensi che si incrociano, volano, danzano in una magia arcana. Sono luci, sono persone, sono una suggestione, chi lo sa, tutt'attorno sensazione di calore come in un grembo materno. Occhi che mi hanno accompagnata fin da bambina in un mondo tutto cuore, fatto di voci, colori, emozioni, bagliori di luce improvvisa in un presente che spesso non sento più mio, squarci di ricordi scolpiti dentro di me per tutta la vita. Virginia Consoli, gli occhi del teatro. E riprendiamo il nostro tour, mentre già sento tutti gli applausi a Virginia Consoli per gli occhi del teatro. Applausi, applausi, applausi. Ecco qua, ritorniamo in questo mare di, in questa bacino d'acqua di pittura, guardate qui ogni angolo di questa struttura. Vi ricordo, mi trovo alle terme del Tufaro, qui nella meravigliosa Valle del Sella. Adesso vi racconto perché sono tornato dopo diversi anni qua. Nel 2011 ho girato il mio primo lungometraggio da regista, Il profumo del cuore d'oro, proprio qua a Cogliano, che è a 20 minuti, quindi
ci sono le terme, ma c'è anche la montagna, c'è la collina, c'è tutto, insomma, e poi il mare, perché a 30 minuti, 40 minuti c'è anche il mare. Quindi salite in macchina e venite anche voi a visitare questo posto meraviglioso, perché l'Italia non finisce mai di stupirci e di farci scoprire e di rivelare angoli inconsueti, angoli poco conosciuti, tutti da perlustrare e scoprire. Quindi vi dicevo, qui è nato il Profumo del Cuore d'Oro, il mio primo lungometraggio che andava a scoprire i misteri legati a questo cuore d'oro, una storia appunto scritta da me, che è molto particolare. Vi consiglio, la potete vedere su YouTube mettendo Il Profumo del Cuore d'Oro, Vincenzo Bocciarelli. Bene, allora, adesso voglio ringraziare, io la vedo, però ovviamente la caratteristica del nostro format è quello che sono soltanto io presente all'interno delle riprese, però è il momento di ringraziare anche tutto il team meraviglioso di questa struttura, quindi Luisa, Gino, Cinzia. Stamattina mi hanno fatto dei trattamenti meravigliosi, che non, cioè, qui, inalazioni, fango, acque termali, splendido. E qua vedi, c'è anche lei da ringraziare, questa culla i frutti del tuo seno, l'onda del mare che culla i frutti del tuo seno, bellissimo. Guardate che c'è scritto qua. In viaggio l'onda del mare che culla i frutti del tuo seno. Qui andiamo proprio nel mondo arcaico, eh? È sempre la nostra musica stupenda, quindi ci tenevo a ringraziare tutto il team delle Terme del Tufaro, i ragazzi gentilissimi, veramente eccezionali. Allora, tra poco vi porterò fuori a tuffarci nelle meravigliose terme. Allora, qui ho l'imbarazzo della scelta, perché vorrei farvi vedere un sacco di cose, ma che dite, vogliamo intanto andare fuori a vedere il mondo bellissimo? Allora, seguitemi. Ah, senti che aria fresca. Allora, c'è un parco immenso che domani appunto aprirà ufficialmente i battenti, qui nella Valle del Sele, vi ho detto appunto Terme del Tufaro, e ci sono innumerevoli piscine con varie gradazioni d'acqua differenti a seconda delle necessità. Poi è possibile fare i fanghi, è possibile fare... Allora, io sono qui anche per promuovere ovviamente tutto ciò che fa parte dell'Italia. Italia da un punto di vista sia del Made in Italy, ma anche l'Italia che ha questi luoghi incantevoli, magici. Allora, qui la prima piscina, guardate che spettacolo. E adesso vi porto, questa è la piscina coperta, Virginia scrive, dai ci tuffiamo tutti, qui lavande profumate, guardate qua che tuffo. Perché la poesia si descrive anche attraverso i miracoli, i giochi dei colori, della natura. Guardate qua che cosa meravigliosa queste ortensie. Guardate. Ditemi se non c'è il divino in ogni sfumatura cangiante di questi fiori. Venere scrive, dove sei tesoro? Ciao Venere, la nobildonna romana, bellissima Venere con i suoi cagnolini stupendi. Venere, mi trovo alle Terme del Tufaro, sono non molto lontano dal confine con la Basilicata, tra la Campania e la Basilicata.
e con Tursi Terme, c'è cioè proprio l'uscita dall'autostrada. Quindi salite in macchina e se contattate la struttura facendo il mio nome, cioè Bocciarelli Home Theater, avrete un trattamento speciale, codice sconto per voi, fantastici amici del teatro e la poesia interattiva. Guardate che parco pieno di profumi, ginestre in fiore, le ginestre, come spesso abbiamo raccontato in molte poesie, le ginestre, ecco, guardate, stanno proprio per fare gli ultimi, sistemare le ultime, gli ultimi abbellimenti per perfezionare il tutto, perché domani finalmente ci sarà l'apertura ufficiale di questo luogo meraviglioso. Ecco, guardate, guardate quanta acqua, l'acqua. Ciao Emilia, Jakob, ciao Emilia, venite tutti. Allora, se venite in tempo breve avete la possibilità anche di incontrarmi, così possiamo fare le foto insieme, possiamo fare un po' di brindisi. Non esitate un momento, salite in macchina, sul treno, c'è anche la stazione con Tursi Terme, e venite a trovarmi qua alle Terme del Tufaro. Guardate che meraviglia, guardate quante piscine, guardate qua. Avete capito l'Italia che cos'è? Che paese magnifico che abbiamo? Ciao Anna Barnini! Simona Riccardi scrive: incantevole! Vi ricordo poi, amici di YouTube, grazie di essere sempre più numerosi, continuate a iscrivervi. Ecco, questa è l'ultima super piscina che verrà riempita questa sera. Guardate, sembra un palcoscenico, un teatro. Bocciarelli Home Theater on the road! Ciao Chiara Conti, meravigliosa attrice! Chiara, vieni anche tu a fare un salto qua. Allora, la sensazione che si prova dopo tanti mesi passati in cattività, chiusi, senza poter abbandonarsi alla forza, all'energia, al piacere del sole. Vi ricordo la vitamina B, D, tutte le vitamine, tutte le proprietà che, come dire, si rafforzano grazie ai raggi del sole, sono anche importanti per tenerci lontano da eventuali contagi. Quindi cerchiamo di vincere la sindrome della capanna, a cui sono stato affetto anch'io, perché vi confido che ogni volta che devo uscire di casa faccio molta fatica, questo ve lo dico proprio in esclusiva. Non è stata una passeggiata quello che abbiamo vissuto, meravigliosi amici che vi amo immensamente, e noi l'abbiamo condiviso battito giorno dopo giorno e con grande sofferenza, con grande forza, ma anche momenti di tristezza, di abbattimento. Quindi cerchiamo di unire le forze, aiutarci gli uni con gli altri, cerchiamo di essere buoni davvero, sostenerci e venirci incontro. Quindi il mio invito più bello, più intenso, più forte è quello di insieme ritrovare la forza di credere davvero nel futuro, nella speranza, di essere fiduciosi che tutto andrà alla grande. Il teatro, l'arte, la poesia sono stati i nostri fedeli compagni di avventura, di gioco, di ispirazione, e quindi ecco, questo è una bella, guardate che belle queste piante qua. È molto fertile questa zona, molto rigogliosa. Le acque del Sele
conservano delle antiche proprietà benefiche e perché no, anche positive, veramente, anche rigeneranti, rafforzanti. Allora, dopo questo tuffo magnifico, adesso io vi saluto e andrò a tuffarmi finalmente, perché ancora non mi sono tuffato, perché io prima di fare qualunque lavoro, di fare qualunque diretta, comunque impegno professionale, sono sempre concentrato e sempre dopo si fanno le cose. Quindi adesso, appena il sipario del Bocciarelli Home Theater si chiuderà, intanto vi faccio vedere un po' quest'acqua meravigliosa. Guardate, l'acqua, elemento, guardate che meraviglia, eh? Non è fantastico? Speriamo che non mi caschi l'apparecchio dentro. Acqua! Allora, come siete stati? Com'è andata questo tour, questo on the road? Vi è piaciuto? Allora, a tutte voi, intanto, una bella rosa profumata, dedicata a tutte le bocciarelliane. Ai bocciarelliani dedichiamo una rosa gialla, ecco, abbiamo anche la rosa gialla per i maschietti, la rosa rosa per le femminucce. Maria Rosaria Luocco, prima il dovere e poi il piacere. Ma stai paziente, Maria Rosaria. Ha già imparato un po' napoletano. Ma stai paziente, ha già sentito stamattina. Ma stai paziente. Bene, allora amici, io vi prendo tutti nel mio poderoso abbraccio. Chiare, fresche, dolci acque, ecco la musica del Bocciarelli Home Theater che ci riaccoglie dentro, pronti per i saluti. Fabio scrive, grazie di cuore, gentilissimo. Allora mi raccomando, condividete, scrivete, mettete like, fate tutto quello che di più bello si possa fare. Qui ci abbiamo anche il pianoforte, guardate un po' che bello. Musica si è interrotta e allora vuol dire che riparte con un'altra nota. Vi voglio bene, grazie anche oggi di essere stati numerosissimi. Vi ricordo, vi aspetto qui alle Terme del Tufaro e se volete venire e chiamate, potete utilizzare il codice speciale Bocciarelli Home Theater e avrete un trattamento davvero super 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 meraviglioso. E dalle Terme del Tufaro qui nella Valle del Sele è tutto. Vi auguro una splendido sabato sera. Ci vediamo mercoledì alle 16. Fatti bravi, eh? Vederti al pianoforte mi fa ricordare il marchese Andrea Obrofari. A proposito,
Grazie di tutti i messaggi. L'altra sera hanno dato la replica di Un caso di coscienza con il meraviglioso Sebastiano Somma su Rai 2. Un ruolo, quello del giovane chirurgo, protagonista di puntata, che ho amato tantissimo, regia del top director, il grande regista Luigi Perelli, è un cast eccezionale, quindi grazie a tutti coloro che, anzi mi hanno avvisato perché non lo sapevo, che è andata in onda l'altra sera su Rai 2. Grazie a tutti, I love you, vi aspetto, venite, venite, così ci salutiamo.